Lei doveva cucinare, accudire bambini e tutto quanto, però come dice lei, allora quindi la donna veniva, era sempre più o meno un poco sottomessa, però aveva libertà di fare quello che voleva, di gestire il patrimonio economico e anche si occupava dell'educazione dei figli, però ogni volta che qualche figlia doveva fare qualcosa oppure doveva uscire con qualcuno, il marito doveva essere sempre avvisato di ciò che succedeva a casa, perché altrimenti veniva vista come una mancanza di rispetto. Every time the rain comes down, close my eyes and listen. I can hear the lonesome sound of the sky as it cries. Listen to the rain. Here it comes again. Il sabato letterario appunto attorno alla Rua oppure lungo la via Lanzaro, qualsiasi altro posto nella quale delle persone possono condividere insieme, parlando semplicemente, raccontandosi. E questo è il nostro intento. E oggi siamo qui in questo posto che è speciale anche per Antonella, perché Antonella è una giovane donna che purtroppo, come tanti altri giovani, è stata costretta per motivi di lavoro ad emigrare. Quindi probabilmente vivrà anche in maniera un po', diciamo, triste il distacco dalla propria terra nativa, dalle proprie origini. Infatti ogni estate lei ritorna nel suo paese con tutta la sua famiglia e vive nella casa dei nonni. Nella casa dei nonni, dove appunto poi ci sono tutti i suoi parenti che raccontano un po' com'era invece la vita nel borgo antico. E allora si continua a respirare questa magia. E lei ci ha voluto fare un grande dono. Quest'opera, Pentedattilo e la sua gente, dove appunto parla della gente che viveva in questo borgo, dove racconta le storie di queste persone, cerca di ricostruire un po' le trame. Poi a fondo al libro andrà Maria Zema, magari ce lo racconterà in maniera più dettagliata. È un bello spaccato di civiltà. Si presenta sotto forma di saggio. È costruito molto bene su due direttive. Intanto ha un aspetto etnografico interessante e sicuramente antropologico. Antonella, che ha una bella impostazione, nel senso che tra l'altro Maria Pascuzzi, che è una docente di antropologia culturale all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, scrive e fa rilevare nella prefazione, diciamo compie un viaggio di ritorno, cioè paradossalmente inizio dalla fine, cioè dall'aspetto che Antonella dà, dall'approccio che usa nel raccontare le vicende di Pentedattilo. Allora, il mio libro nasce da una ricerca sul campo per la realizzazione della mia tesi di laurea di antropologia. La scelta di questa tesi è dovuta, la scelta di scrivere una tesi su Pentedattilo è dovuta al legame affettivo che io ho per Pentedattilo, per i paesani e soprattutto per i miei nonni a cui ho dedicato questa tesi. Infatti diciamo che la comunità è una piccola famiglia, cioè tutti ci vogliamo bene, ci rispettiamo e così via. La tesi ho iniziato a farla circa 12 anni fa, avevo circa 22-23 anni, non ho avuto nessuna difficoltà nell'intervistare le persone perché appunto, come ho detto prima, mi hanno visto crescere. Mi attendevano ogni sabato e domenica perché durante la settimana ero a Messina e tutti che mi aspettavano con ansia a raccontarmi le loro vicissitudini, addirittura caffè, gassosa al caffè, che ho ancora la gastrite, 6-7 caffè al giorno, quindi non c'è stata nessuna difficoltà. Non hanno avuto neanche difficoltà a raccontarmi le loro vicissitudini molto intime, tra cui fuitine e rapporti che avevano
con la famiglia acquisita, cioè dalla parte del marito, dalla parte della moglie, e loro tendevano sempre ad elogiare la famiglia di origine. Non criticando, dicendo qualche disappunto, qualche difficoltà che avevano con la famiglia del marito, con la famiglia acquisita. Anche loro comunque poi mi facevano delle domande anche sugli altri intervistati, che cosa dicevano, che cosa non dicevano, chi esponeva meglio il concetto e così via. Un'altra caratteristica, comunque una particolare che mi facevano ridere, mi dicevano: ma ne esci fotografata sul giornale? Quindi la loro paura era uscire fotografati sul giornale. Poi invece abbiamo fatto direttamente il libro e sono usciti sul libro. Beh, giusto.